Messa di Natale nella Basilica di San Pietro con Papa Francesco. Pochi banchettano mentre troppi non hanno pane per vivere. Violentissimo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla manovra. Il testo arriverà a Montecitorio il 27 per essere varato il 29. Ancora femminicidi, 3 donne uccise in poche ore in Calabria e Sardegna, sotto accusa compagni ed ex compagni. Indonesia, oltre 370 morti e il bilancio provvisorio dello tsunami, 1.400 feriti, 11.000 sfollati, da anni fuori uso il sistema di allarme. L'Etna in eruzione, almeno 130 scosse sismiche, la più forte di magnitudo 4, una enorme colonna di fumo e cenere, voli limitati a Catania. Continua il viaggio di Rai News 24 tra località di montagna e città d'arte che si confermano le mete preferite per questo Natale.